Quando la caccia fu riaperta, una marchesa fe l'invito al suo manier ad una schiera molto esperta di cacciatori e prodi cavalier. Tra questi allora si iniziò più che una gara, una contesa per chi portasse alla marchesa ad ogni uccel la più gran quantità. Per chi portasse alla marchesa ad ogni uccel la più gran quantità. Si puntò, si sparò, sia di qua che di là, un parapatatata. Si puntò, si sparò, sia di qua che di là, un parapatatata. Chi ritornò con uno storno, chi con un merlo, con due tordi o quel che so, ecco che sul calar del giorno con un il conte ritornò. La cosa fece borbottar, ci fu chi reputò un'offesa e dare alla marchesa il non si può arrostire, e anche da vivo è sempre offesa se la voce fa sentire. Che si fa, chi lo sa, chi lo sa, bum parapatatà. Che si fa, chi lo sa, chi lo sa, bum parapatatà. Di fronte a tanto e tal valore, gli uccelli scampati andarono tutti in processione dalla marchesa e con fervore però l'atto di sottomissione. Il tordo con la corda andò, la merla con il merle allora, giunte da solo all'ultima ora, serio e triste uno stambecco che disse: non c'è la mia signora, il mio nome vi spiegherai perché. Lo sappiamo, tutto il gruppo gridò e ognuno gridò. Solo il vecchio baron confessò a tu per tu, io non lo so più. Viva la faccia di quella caccia che tanti uccelli per terra buttò.